Si parla di edilizia residenziale pubblica in Consiglio regionale con la proposta di legge d'iniziativa del gruppo consiliare della Lega che chiede di modificare alcuni articoli della normativa del 2014 in merito ai processi di razionalizzazione e vendita del patrimonio pubblico. La legge viene respinta con i voti contrari di PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. È una proposta di legge che pensavamo fosse di buon senso, nel senso dare l'opportunità agli inquilini, a coloro che in questo momento vivono nelle case popolari, la possibilità di poter riscattare, di poter avere e dare un messaggio di emancipazione, no, a queste famiglie che da tanti anni vivono all'interno di questo appartamento, che dove loro hanno costruito la loro famiglia, dove sono cresciuti i loro figli. Sono tutti appartamenti, tengo a precisare, che sono stati realizzati negli anni 70, 80, 90 all'incirca, hanno tutti bisogno di essere rimessi a posto, di essere ristrutturati, ma soprattutto di essere messi a norma, e questa era una possibilità per queste famiglie di poter riscattare e mettere a disposizione, appunto, dei comuni somme necessarie per poterne realizzare di nuovi. Nella nostra proposta, dice, volevamo lasciare libertà di azione ai comuni. Perché non dare la possibilità ai singoli comuni di poter decidere che cosa fare delle case popolari? Perché loro sono i proprietari e noi come regione gli poniamo dei vincoli. Ci sono anche delle province, ci saranno anche dei comuni che possono anche decidere di non vendere niente, ma ci sono qualcuno, come ad esempio mi è arrivata una proposta ad esempio da Lucca, che dove loro hanno vendibili più di 350 appartamenti. E su base regionale, visto che non si possono vendere appartamenti in numero superiore a quelli che sono stati realizzati, e qui diventa il problema che da più di 350 appartamenti loro nel quinquennio ne possono vendere soltanto 25. A spiegare il no alla legge il presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, Enrico Sostegni. L'iter, ricorda, ha avuto un parere contrario nella stessa commissione. Prima di tutto perché la vendita di una casa, ci vogliono tre vendite per ricostruire un alloggio. Quindi se noi vendiamo riduciamo la possibilità per i cittadini poi di avere una risposta nell'ambito degli alloggi di edilizia popolare. E poi anche perché è anche inefficace, perché il piano regionale dell'alienazione prevede già in alcune condizioni, cioè negli alloggi misti, nei condomini misti, gli edifici sono in condizioni per cui costerebbe più riprenderli che ovviamente alienarli. In Toscana sono oltre 4.000 alloggi che sono alienabili. Di questi, per il vincolo, c'è un vincolo importante nella legislazione, è quello per cui non si possono vendere più di quanti sono gli alloggi che rientrano nel patrimonio, proprio per non depauperare il patrimonio ERP, e comunque erano vendibili nello scorso periodo 1.700 alloggi, sono stati venduti 200 alloggi, quindi è inutile ampliare il numero degli alloggi vendibili, perché comunque non sarebbero acquistati se non in piccola parte da chi sta dentro, perché chi sta dentro gli alloggi popolari sono persone che hanno difficoltà economica. Se hanno le condizioni economiche per acquistare un alloggio a valori OMI possono andare ad acquistarlo fuori nel mercato come tutti i cittadini e non comprare quello del patrimonio ERP. Quindi è una misura prevista. Dire che vendendo più aumentando il numero di quelli che sono vendibili si ha le risorse per aumentare il patrimonio ERP è falso, perché in realtà il rapporto 1 a 3 dice che si depaupera. È uno strumento soltanto per mascherare il fatto che questo governo non ha messo una lira nelle misure né per rafforzare l'ERP e neanche è stato rifinanziato il fondo affitti, il fondo morosità incolpevole, tutti gli strumenti che in questi anni sono stati efficaci per dare una risposta a chi ha un problema di alloggio. Bisogna, a mio avviso, smettere di dire, come è capitato anche oggi in sala del Consiglio, che questi appartamenti possono essere venduti a 40-50 mila euro. Non è assolutamente vero, possono essere venduti al prezzo minimo di mercato, perché sennò due minuti dopo arriva la Corte dei Conti, e se una persona è in condizione di poter acquistare un appartamento a un prezzo di mercato lo può fare tranquillamente fuori da quello che sono gli appartamenti ERP. Quindi bene invece ristrutturare, bene fare un piano di
nuove costruzioni di appartamenti ERP. L'Italia è uno degli ultimi paesi per patrimonio ERP in Europa e quindi andiamo avanti così e evitiamo il più possibile solo di immaginare vendere appartamenti. Come detto, il gruppo misto e il centrodestra votano a favore della proposta di legge partendo, dicono, dai dati forniti proprio dall'assessore alla casa Serena Spinelli. 4.500 appartamenti sfitti, sono state fatte 20.800 domande, di cui 17.700 accolte, quindi persone con i requisiti, ma 1.029 assegnazioni soltanto, cioè quindi un'inezia. I comuni hanno 4.400 richieste da parte dei comuni per essere alienate, ne sono state alienate 200, cioè quindi è un niente che non ha soluzione. Allora facciamo qualcosa. 50.000 alloggi di edilizia popolare in Toscana, ricorda Petrucci, Fratelli d'Italia, il 10% dei quali sfitti, un numero in aumento, così pure in aumento il numero delle persone con diritto alla casa popolare ma che ancora non l'hanno ottenuta. Da Petrucci arriva un'altra proposta, un po' differente, spiega, ma il concetto è il medesimo, si deve aumentare la possibilità di riscatto degli alloggi. Non è che la Lega o Fratelli d'Italia vogliono introdurre il meccanismo del riscatto rispetto alle alloggi popolari. Il meccanismo del riscatto è già previsto. C'è un piano di alienazione di alloggi ERP che arriverà fra qualche settimana in consiglio, che prevede circa 4.770 alloggi in quel piano di alienazioni. Noi chiediamo di selezionare quegli alloggi tenendo conto delle esigenze di chi ci sta dentro, di colui che si chiama a riscattare, per poter, lo dico chiaramente, fare cassa. Perché se noi recuperassimo, mettessimo, riuscissimo veramente, come parla la mia proposta di legge, a far riscattare 5.000 alloggi popolari, il 10%, significherebbe incassare 200 milioni di euro, perché il costo del riscatto medio è sui 40-50 mila euro, stiamo pur bassi, significa recuperare 200 milioni di euro, 100 milioni servono per recuperare tutti i 5.000 alloggi adesso sfitti e gli altri 100 milioni servono per fare lavori di manutenzione sull'edilizia residenziale pubblica, che molto spesso si trova in situazioni fatiscenti, o per costruirne di nuovi. Ma il dato soprattutto che ci preoccupa è che questi 5.000 alloggi, visto i trend anagrafici degli assegnatari, visto il fatto che gli alloggi popolari nel 92% dei casi sono stati costruiti prima del 1970, questi 5.000 alloggi, così come sono più che raddoppiati nei prossimi 10 anni, negli ultimi 10 anni, nei prossimi 10 non raddoppieranno, quadruplicheranno. Significa che noi fra 10 anni in Toscana avremo sempre più persone che chiedono la casa e sempre meno alloggi popolari a disposizione. È la prima volta che il Corecom esce, almeno in modo così strutturato, dalle stanze fiorentine e ci sembrava importante stabilire questo ponte diretto con le istituzioni, con i cittadini, con le scuole, con l'associazione, con le imprese, perché il Corecom svolge tante funzioni sia sul mondo dell'informazione ma anche sull'educazione digitale e sulle buone pratiche di comunicazione che non sempre tutta la popolazione toscana conosce. Il Corecom, il Comitato regionale sulle comunicazioni, in trasferta a Pisa, ultima tappa di un tour che ha toccato tutte le province della Toscana per far conoscere meglio le varie funzioni dell'ente, a cominciare da quella molto richiesta di conciliazione per i cittadini in caso di controversia con le compagnie telefoniche. È la funzione di punta che svolge il Corecom, che restituisce ogni anno milioni di euro nelle tasche dei cittadini toscani e che ha percentuali superiori all'80% di riuscita. È uno strumento che si affianca molto al cittadino sia nella fase di svolgimento delle conciliazioni e poi delle risoluzioni, ma anche durante lo stesso giudizio, perché viene garantito il cosiddetto favor utentis, cioè l'interpretazione rispetto alla controversia più a favore dell'utente rispetto alla compagnia telefonica. Tanti poi i progetti in campo, dal patentino digitale per i più giovani. C'è sempre l'accordo con l'Istituto degli Innocenti, che si occupa materialmente dei corsi che vengono fatti e che sono rivolti ai
ragazzi della prima media. Assicurare un patentino digitale che serva a capire quali sono, non solo i pregi, diciamo, della navigazione, ma soprattutto stare attenti ai pericoli che ci possono essere. Ai bandi per i comunicatori toscani. Il bando per la Toscana che fa bene, dove viene premiata l'associazione che fa la migliore comunicazione in campo sociale. C'è Toscana in spot, il miglior spot, quest'anno era dedicato alle dipendenze digitali e ci sono arrivati veramente degli spot, uno più bello dell'altro, abbiamo fatto fatica a scegliere il vincitore. C'è il premio comunicatore toscano dell'anno. Premiamo anche la miglior tesi in comunicazione magistrale delle università toscane. Il vincitore sono sempre ovviamente ragazzi molto giovani, oltre a vincere un premio in denaro vede pubblicata la propria tesi. Fino al ruolo di controllo in tema di informazione e comunicazione politica nei periodi elettorali. Norme, sottolinea il Presidente del Consiglio regionale, intervenuto all'incontro, ormai però superate. Io penso che vada rivista completamente quella norma. Avevo lanciato l'idea come consigli regionali in 5 di fare una proposta al Parlamento, spero che venga accolta e il Parlamento si ponga delle domande in questo senso. Pensate che oggi non sappiamo ancora quanto scatta il silenzio elettorale. Un percorso, diciamo, della produzione di Francesco Sandrelli molto varia, che va da opere, soprattutto quelle, diciamo, del primo periodo, molto in cui l'uso del colore è molto presente, anche in maniera diciamo molto fantasiosa, con dei quadri che richiamano quasi delle giostre, diciamo, di colori. Ha un periodo invece in cui il colore si attenua per poi però riesplodere nelle grandi opere di grandi dimensioni, che sono i teloni che vediamo in questa sala, in cui convivono sia il colore che la ricerca del segno, quindi delle opere un po' più grafiche, fino ad arrivare nell'ultima sala, in cui abbiamo voluto mettere le ultime creazioni di Francesco Sandrelli. Il filo conduttore è, appunto, come diceva anche mia sorella, è questa ricerca dell'essenziale. Parte da una visione, diciamo, più naturalistica, più formale, per poi andare sempre più a colmare dei vuoti con un'esplosione di colore e un'esuberanza pittorica che poi alla fine ritroviamo in questi grandi teloni che fanno parte della sua ultima fase. A Palazzo Bastoggi la mostra delle opere di Francesco Sandrelli, Epifanie dal colore al segno, un ricordo dell'artista originario di Castiglion Fiorentino deceduto lo scorso anno in seguito a un incidente stradale avvenuto a Roma. Prima una lettura di poesie dello stesso Sandrelli, poi il taglio del nastro della mostra curata dai familiari che hanno dato vita a una fondazione che porta il suo nome. Mostra che possa raccontare un po' questa lotta che fa l'essere umano, diciamo, fra questa doppia tensione, fra una parte questa spinta verso l'infinito, cioè il credersi immortale, perché l'uomo da sempre c'è, e d'altra parte l'essere umano è l'unico essere vivente che sa di dover morire. Quindi c'è questa battaglia, che è una battaglia tutta artistica. A rappresentare il Consiglio regionale il vicepresidente Marco Casucci. Il Consiglio regionale si ricordò di Francesco e nel mentre si svolgevano le esequie a Camuscia si tenne un minuto di silenzio. Oggi quel silenzio si colora di opere, si nutre di poesie che verranno declamate. Oggi tutto ricorda Francesco Sandrelli e sono contento, da cortonese e da membro dell'Ufficio di Presidenza, che ringrazio tutto per la sensibilità, di ricordare in questo modo un grande artista, un grande uomo.